creduto, pensò bene di deturpare, incidendo sulla fronte del volto di Afrodite una croce. Pensava di fare qualcosa di utile al cristianesimo, ma Cristo, ma da quanto ho capito io del cristianesimo, forse tuo marito ti aveva lasciato casa tua, era andato. Un elemento importantissimo nel cristianesimo, che non ha niente a che vedere con queste cose. Prendendo spunto proprio da questa osservazione che tu fai, in realtà questa frase che noi abbiamo letto è una frase che tenta di superare un problema che il cristianesimo, il cattolicesimo romano pone. Cioè la finalizzazione della sessualità da un punto di vista cattolico è quello del fare figli. Sì, sì, ma non è soltanto cattolici, protestanti, luterani, sì, sì, ce l'hanno tutti. Cristianesimo, ecco, il cristianesimo, quindi diciamo istituzionalizzato, perché ci sono, sì, anche dei cristianesimi non, sì, istituzionalizzati, quello che si istituisce in chiese, organizzazioni e associazioni, in realtà finalizza la sessualità al solo scopo di fare figli. Questo è scardinante da questo punto di vista, è all'opposto. Cioè è Afrodite, mentre il cristianesimo farebbe una croce su Afrodite. Allora, lo dico con freddezza. Ma è così. Allora, qui c'è una lettera che è molto importante. Scusate, che si inserisce perfettamente nel tema. Poi andiamo da Scarcelli. Quella dell'ossessione, perché ho cambiato. Sì, quella. Ci scrive Audino Elena, da Polistena. Lei ha accennato al concetto di pensiero circolare. Potrebbe per favore dare una spiegazione più ampia? Secondo me pensiero circolare non è altro che un'ossessione. E lei ci riporta una citazione dal romanzo L'amore fatale di McEwen. Quando ci si innamora, l'altro diventa un'ossessione. È così? Ma perché? Che mi tocca sentire a volte. Cara signora, ringraziamo della lettera, ma il pensiero circolare può essere anche ossessivo, è vero. Ma io ricordo alcune cose. Per esempio, andiamo a vedere uno dei sapienti del nostro passato, si chiama Empedocle, signore. Insieme a Eraclito probabilmente rappresenta, ancora più di Parmenide, rappresenta la vera sapienza che ha alle nostre spalle. Empedocle introduce nel creato l'elemento nella perfetta armonia del creato al momento della crisis, ovvero sia della crisi, ovvero sia il momento in cui la perfezione immette nella perfezione lo spazio-tempo, quindi la materia. Ora, che cosa accade? Che questa materia, per compiere il suo corso, finché viene gradatamente cambiata, modificata, e finché questa materia, che pure attraverso è stato importante l'atto di creazione, viene come riassorbita in questo circolo senza tempo e senza limite, vedete? Circolo, senza spazio, senza tempo, ininterrottamente. La materia viene riassorbita finché, ecco, Sphairos, esultante della sua pienezza, della pienezza che non c'è nulla fuori di lui. Sphairos è un attributo di Afrodite e rappresenta esattamente l'opposto dell'ossessione. Il pensiero ossessivo non è circolare, è a spirale. Parte da un punto e torna allo stesso punto. Quindi la spirale non è circolare. Circolare comprende molte più cose, quindi è più vasto. Anzi, per uscire dall'ossessione, spesso, tu sei un esperto, bisogna allargare il pensiero. Il pensiero verticale è ossessivo, il pensiero laterale, al contrario, invece ti porta a non essere ossessivo né compulsivo. Il pensiero compulsivo è un pensiero a spirale, cioè tu comunque torni dal punto in cui sei Vincenzo partito. Perché volevo dire in modo semplice, una differenza importante è che il pensiero lineare si fonda su causa-effetto, mentre il pensiero circolare è aperto per esempio alla molteplicità di cause, cioè di un accadimento non tende a determinarlo con una causa e un effetto, per esempio, ma lo mette in rete con una serie al limite infinita di cause e di molteplicità di cause e quindi anche di molteplicità di effetti. Un esempio semplice, il bene e il male. Il bene e il male sono il frutto del pensiero lineare. Un pensiero circolare il bene e il male non sono scissi, perché il male, ciò che è male in questo momento in rapporto a queste due cause, è bene in un successivo momento in rapporto ad altre. Ma basta metterli vicino. Per esempio, e viceversa. Quindi il pensiero circolare è un modo proprio di percepire che... Immaginate un cerchio, mettiamo qua bene, poi il suo opposto male, poi bene, male, male, finché il male si riavvicina al bene. Per necessariamente, certo.
è necessario. Qui troviamo il bene da cui è partito e qui mettiamo il male, no? Quindi sono talmente vicini che non si capisce. Il pensiero circolare è quello che ci fa dire bene e male sono la stessa. Per esempio. Non sono la stessa cosa, si compenetrano. Che ne so, la gravidanza. Facciamo un esempio semplice. Comporta momenti di gioia e momenti di dolore, ok? Il pensiero lineare si fissa in quel momento e dice che la gravidanza è dolore, quando è dolore dice è dolore, quando è gioia dice è gioia. Il pensiero circolare abbraccia tutto il processo e quindi è un modo di percepire i fatti in relazione tra loro invece che scissi. Prima di andare a Scarcelli e poi al cinema, Lorenza, mi ridate per favore la citazione di Gunther Burkhard, per gentilezza? Lorenza, leggila, così ci rimane in mente. Okay. Lascivia, lussuria, la cui etimologia deriva da ludo, ledere, giocare, non finalizzato. Forse la sessualità è tutta qui. Benissimo, così ce lo ricordiamo. Ok, vai Francesco. Classica persona che ama solo quando soffre o quando sente più vicino l'abbandono. E sento qualcosa che ci unisce, destino fatale ineluttabile, come un legame tra la vittima e il carnefice. Allora, cosa chiedi di meglio? Se a te piace farmi un male, legami le mani, legami con doppi nodi all'anima, porta la mia vita a correre da qualche parte e stancala. Solo mi farei felice se sarai crudele con me. E se sono prigioniero io mi sento libero. Legami le mani, legami con doppi nodi all'anima. Porta la mia vita a correre da qualche parte e stancala. Solo mi farei felice se sarai crudele. Se sono prigioniero io mi sento libero. Milano. Bravo. Bravo, bravo. Bene. Allora, andiamo, dove ci porti Ciccio? Ciccio sarebbe Calabrocchia. È un film Scalabrone. Bellissimo del 2007, un film corale sulle donne, girato da una donna, si chiama Caramel, e la regista è Nadine Labaki, con Nadine Labaki, ed è ambientata a Beirut, dove cinque donne si incontrano regolarmente in un istituto di bellezza molto famoso. In questo microcosmo colorato e pieno di sensualità si danno sempre appuntamento scambiandosi confidenze e raccontando la loro storia. Nella meravigliosa scena che vedremo, il poliziotto di quartiere, che è segretamente innamorato di Layale, che è una delle protagoniste del film, immagina una sua ipotetica conversazione telefonica con l'amata mentre lei è al telefono col suo uomo. Che bel film. Buongiorno. Buongiorno, sole mio. Hai dimenticato il portafoglio in macchina. Aspettavo la tua chiamata. Cosa? Te lo giuro, aspetto da un'ora. Chiedi a Joseph. Smettila di dire sciocchezze. Quando passi a prendermi? Ora ho da fare, amore mio. Sto bevendo il caffè. Joseph mi sta leggendo il futuro. Vedo una sedia e una bella ragazza dietro alla vetrina. Mi guarda senza vedermi. Giuro,
Ho anche una mosca sulla fronte. Ha parcheggiato in sosta vietata per prendere in giro il poliziotto che la sta ammirando. Invece di andare a farle la multa. La trovi divertente? Tanto, ciao amore mio, ciao.